In Italia, in quel lontano 1948, i partiti della sinistra, comunisti e socialisti, si allineano alle posizioni sovietiche. Onorevole Pajetta, come giudica la rottura di allora? Che cosa significò per voi comunisti italiani? Ma il rifiuto di partecipare in qualche modo a una rottura dell'internazionalismo e del campo socialista in un momento in cui pareva incombere la guerra fredda. Comunque, visto oggi, dico, fu un errore e una colpa gravi da parte dell'Unione Sovietica. Fu un errore nostro non avere reagito con il necessario spirito critico. Perché per riabilitare Tito anche voi comunisti italiani avete aspettato il 20° congresso e la visita di Khrushchev a Belgrado? Prima di allora non aveste mai dubbi? Non abbiamo avuto dubbi sul fatto che la Jugoslavia, avendo rotto questo fronte, che poi la provocazione fosse sovietica, questo apparve chiaro dopo il 20° congresso, noi non potevamo e non dovevamo avere rapporti con chi consideravamo come un elemento di scissione. Quando fu chiaro che l'errore grave doveva non solo essere riparato dall'Unione Sovietica, ma doveva da parte nostra permettere una ripresa di collegamenti, fummo a Belgrado, discutemmo con i compagni jugoslavi, i quali dimostrarono naturalmente rammarico, ma devo anche aggiungere comprensione. Avevamo combattuto assieme, ci eravamo divisi, ci eravamo scambiati, soprattutto noi avevamo detto parole aspre che appaiono oggi anche ingiustificate.